La pace del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti noi, cari amici e fratelli, ben ritrovati anche oggi a questo nuovo appuntamento con le trasmissioni dei culti della nuova era, cioè quelli registrati nella nostra comunità a partire dal 9 settembre 2001. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto con la pace del nostro Signore Gesù. Alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, alleluia, tu sei degno di ricevere la lode, l'onore, la gloria, alleluia, come nel cielo anche qui sulla terra, alleluia, poiché tu sei il Dio, il creatore dei cieli, della terra, dell'universo intero, delle cose visibili e delle cose invisibili, alleluia, gloria al tuo nome. E questa sera insieme agli angeli del cielo che ti vogliamo lodare, ti vogliamo onorare, offrendoti questo culto nel nome di insieme a Gesù che con te lo benediciamo in eterno. Amen, alleluia, amen. Alleluia, la pace dona mio Gesù e la tua lode metti in me. Alleluia, ti esalterò sempre di più per tutti i giorni che vivrò. Alleluia. C'è una frase dove dice: sono sicuro a te d'accanto per ogni via, per ogni valle.
c'è in me allegrezza, suono e canto, non c'è sgomento né viltà. Quindi sono sicuro a te d'accanto, cioè sono sicuro con te accanto, io accanto a te, tu accanto a me, Signore, per ogni via, per ogni valle, cioè in qualsiasi circostanza, perché sia in salita per ogni colle, sia per ogni valle in discesa, a me comunque vadano le cose, tu sei sempre accanto a me, quindi io accanto a te sono sicuro. Alleluia. E vedete, e lui rende il Signore, vedete, fattibile, realizzabile quello che Giovanni Battista ha detto: addirizzate la via del Signore, ogni valle sia colmata e ogni monte sia abbassato. Allora, questo bisogna fare. Allora con te accanto, Signore, alleluia, amen. Per ogni via, per ogni valle c'è in me sempre allegrezza e canto, alleluia, amen, gloria al Signore Gesù. E così con l'allegrezza dello Spirito dentro di noi che vogliamo andare in preghiera, amen, e ringraziare questo nostro Gesù, amen, alleluia, alleluia, sì Signore, alleluia, alleluia, dacci lo spirito, Signore, di preghiera, di lode. Alleluia, come, Signore, lo hai dato ai tuoi angeli nel cielo. Sì, oh Signore, finché possiamo realizzare la pienezza, Signore, della tua presenza, la pienezza dello spirito qui in terra come nel cielo, e tu possa rallegrarti, possa, Signore, veramente essere la terra il tuo giardino. Abba, Ghita, Lama, Silama. Alleluia, gloria al tuo nome. Sì, oh Signore, vieni ancora questa sera nel tuo giardino, Signore, e accetta il soave profumo della nostra lode, delle nostre preghiere. Alleluia, insieme a Gesù, che con te lo benediciamo in eterno. Amen, amen, amen. Yeah.
Alleluia. Amen. Alleluia. Stima la gloria eterna che hai in dono per Gesù, come quel santo trono che egli ti dà lassù. Ama i valori di Dio. Credi soltanto che egli è. E oltre la vita del mondo sempre starà con te. Io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Alleluia. Amen. E se noi siamo è perché lui è. Alleluia. Perché se lui cessasse di essere, noi cesseremmo prima di lui. Alleluia. Invece egli vive e noi viviamo perché lui è la vita. Alleluia. Amen. E così lo vogliamo sempre onorare, come egli è degno e come ci sta veramente ammaestrando. Amen. Perché effettivamente ci sta insegnando non tantissime cose, tutto. Perché noi non sapevamo fare niente. Lui ci sta insegnando tutto, perché vedete, lui vuole figliuoli che siano compiuti in ogni cosa. Non vuole figliuoli che vivono nell'incertezza delle cose di Dio. Dio è certezza, Dio è. E noi suoi figlioli dobbiamo essere, siamo e dobbiamo sempre essere. Alleluia. Amen. E dobbiamo essere sempre alla sua presenza, ovunque andiamo e qualunque cosa facciamo. Amen. Alleluia. Alleluia. Amen. E mi pare che dovremmo leggere la parola, vero? Sì. Ah, alleluia. E se io non volessi leggere? Il Signore mi prenderebbe per un orecchio. Dice, vieni qua. Alleluia. Amen. Sia fatta la tua volontà. Alleluia. Qui in terra come nel cielo. Alleluia. Vogliamo leggere nell'Apocalisse capitolo 5. Poi vidi nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli. E vidi un angelo potente che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra, poteva aprire il libro e guardarlo. Io piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette sigilli. Poi vidi ritto in mezzo al trono e ai quattro esseri viventi e in mezzo agli anziani un agnello come ucciso, il quale aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono, e quando ebbe preso il libro, i quattro esseri viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, avendo ciascuno una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quindi vidi e udì la voce di molti angeli intorno al trono, agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era di miriadi di miriadi e di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello
che è stato ucciso, di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Udì ancora ogni creatura che è nel cielo, sulla terra, sotto la terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose contenute in essi, che diceva a colui che siede sul trono ed all'agnello: siano la benedizione, l'onore, la gloria e la forza nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano Amen. Ed i 24 anziani si prostrarono e adorarono colui che vive nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Quindi, allora dice cantavano. Che sono le preghiere, e cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Alleluia. Amen. Ecco l'importanza che il Signore mi ha dato da capire perché Gesù era degno. Perché era il figlio di Dio? Sapete il Signore cosa mi ha dato da capire? Certo, figlio di Dio, perfetto, però se Gesù non fosse stato ucciso, seguite attentamente, se Gesù non fosse stato ucciso, lui non sarebbe stato degno di prendere il libro anche come figliolo di Dio. Perché qua dice: tu sei degno perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, popolo e nazione. Perché appunto, vedete, il perno centrale della salvezza, dell'opera di Dio, è proprio questo, il sacrificio di Cristo. Se non ci fosse stato il sacrificio di Cristo, la creazione, l'universo, non avrebbe avuto nessun valore. Sarebbe stata come una cosa vuota, insignificante. Invece, ecco, con il sacrificio di Cristo, allora vedete, è stato purificato quindi il cielo, la terra, l'universo, ogni cosa. Alleluia. Amen. E infatti dice: perché sei stato ucciso e con il tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, popolo e nazione, e ci hai fatti re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo pure sulla terra. Vedete quello che dice? Perché se Gesù non fosse stato ucciso, noi non avremmo potuto occupare quei posti stabiliti da Dio, o come re oppure come sacerdoti. Amen? Come sacerdoti, attenzione, non ne vestiamo nuovamente come i Leviti, ma come dice l'Apostolo Pietro, noi non siamo stati comprati né con oro né con argento, ma con il prezioso sangue di Gesù Cristo. Amen? Per offrire a Dio sacrifici di lode. Vedete? I sacrifici che li offrivano? I sacerdoti, giusto? Quindi il Signore ci ha comprati da ogni tribù, popolo, nazione e lingue per farci sacerdoti, per offrire sacrifici di lode. Alleluia, amen. E allora, guardate, gloria a Gesù, in questo istante, ora ci metto sto viso su espadì di sabato reddo, tutti vanno a rubare da sua, perché vanno a rubare da sua? Io sabato reddo, disse. Chi è benedetto? Chi c'è benedetto? Agli occhi di Dio sia avanti. Alleluia. Sapete? Salvatore suonando è come se fosse un sacerdote che sta offrendo a Dio sacrificio di lode. E noi che cantiamo? Ecco perché quando sono davanti ai microfoni
dovete dimenticarvi che avete una bella, se la, perché tanto bella voce non avevano giù. Così è un terra una volta per tutti. E non c'è ogni modo. Ma qualcuno pensa che sta per cantare. Perché può ragliare insieme ai somari, poi insieme ai scecchi. Perché il Signore gradisce, amen, il canto che lo si fa per il Signore. In quel momento uno si mette in comunione col Signore. Io sto offrendo il sacrificio della lode al Signore. Non sto facendo capo a cantare in modo tale che tutti mi dicono che sogno un tenore oppure una soprano. Una soprano. Amen. Gloria a Dio. Quindi, e tutti noi dobbiamo con umiltà e mansuetudine fare il nostro lavoro nel campo del Signore, perché soltanto così può essergli gradito. Perché se noi facciamo determinate cose per farci vedere, o perché se la sappiamo fare, o perché vogliamo apparire sapiente, fratelli, quello è il premio, dice, che ricevete, che si riceve. Come i farisei. I farisei dice che quando si mettevano a pregare e digiunare, che facevano? Si mettevano tutti mesti, no? Negli angoli delle strade, e si mettevano lì tutte a pregare. Allora tutti capivano quelle che passavano, perché agli angoli delle strade, per essere maggiormente visti. Perché se voi mettete un'insegna, diciamo, luminosa, la mettete in una via, la vedono soltanto quelli che passano in quella via. Se la mettete nell'angolo, la vedono quelle di questa via e quell'altra via che si incrocia. I farisei si mettevano negli angoli, per farsi vedere, ammirare dagli altri. Guarda, sta farisei, sta digiunando, sta pregando il Signore, che santo uomo, no? Invece il Signore, scribi e farisei, ipocriti. Vedete, gloria a Dio, scribi e farisei, ipocriti, sepolcri imbiancati. Vedete come le chiamava? Alleluia, gloria a Dio. Quindi dobbiamo fare attenzione come serviamo il Signore, perché lo serviamo. Alleluia. Perché il Signore infatti a me allora ha detto, prima che mi affidasse questo compito, mi ha detto, tu devi dire quello che io ti dico, dice, senza nulla togliere, nulla aggiungere, e non ti deve preparare niente. Perché se io, vedete, mi preparassi quello che devo dire, allora automaticamente sarebbe tutta una cosa artefatta, perché scrivendola cercherei di esprimermi con parole diverse. Invece, fratello, quando io salgo su un pulpito, solo per fede, perché in continuazione parlando devo trovare le parole giuste per potermi far capire. Amen? Quindi, e questo non è che lo faccio con la paura di essere giudicato male da voi, perché per esempio che, un verbo non lo so coniugare, non mi interessa, tanto l'importante è che voi siamo capiti. Poi le altre cose gliele lasciamo ai professori. Amen, gloria a Dio. Noi dobbiamo semplicemente capire le cose. Alleluia. Amen. Perché altrimenti il Signore farebbe delle differenze, avrebbe dei riguardi personali. Dice, no, aspetta, tu non sai parlare, quindi pure che ti esprime consentimento, ma non sai parlare, io non lo accetto. Amen. Il Signore accetta più chi non sa parlare e lo fa consentimento. Amen. Poi certo, se quello che sa parlare lo fa consentimento, io ancora meglio. Alleluia. Quindi, però uno deve cercare di far prevalere il sentimento. Amen. Con il quale uno si esprime davanti al Signore. Alleluia. Quindi, e in questa allora circostanza il Signore fa rilevare che l'importanza, appunto, non è tanto perché lui è il figlio di Dio, ma perché come figlio di Dio, come uomo che ora si è fatto uomo, giusto? Si è incarnato in Maria Vergine, non ha peccato, alleluia, amen? Quindi, perché se lui, vedete, fosse morto di morte naturale, la venuta di Gesù, l'incarnazione di Gesù in Maria Vergine sarebbe stata vana.
Invece l'incarnazione di Gesù in Maria Vergine ha acquistato il suo valore non tanto quando è nato, amen, ma ha acquistato il suo valore quando lui è morto e poi risuscitato. Allora ha acquistato il suo grande valore. Come una piantina, se noi vogliamo, che so, piantiamo una piantina di peperoncino, peperoncino, no? Una piantina, guarda che bellina sta piantina, bella, no? Bella. Allora, no. Quindi la pianta si sviluppa, no? È bella, ma che valore ha ancora quella piantina di peperoncino? Che cresce, veramente cresce bella, verdeggiante, rigogliosa. Che valore ha? Ancora niente. Quando acquista il suo valore? Neanche quando fiorisce, perché ancora c'è un dubbio, c'è un punto interrogativo. Amen? Bisogna, quindi acquista, quando uno intanto si rallegra, guarda sta piantina di peperoncino, gloria a Dio, guarda sta crescendo bene, guarda infatti i fiori, gloria a Dio. Però ancora non ha valore, perché chi ci mette in misura se noi vogliamo mettere, diciamo, la vogliamo mettere nelle pietanze? No, dobbiamo aspettare che porti il frutto. È giusto? Alleluia. Quindi, allora, è quando acquista il suo valore, sia nutritivo, per cui è stata creata da Dio, quando? Quando porta il frutto e si matura ed è bello maturo. Soltanto allora dice, ah, che bella sta pianta di peperoncino, guarda, tutta piena di peperoncino, eh? Ah, che bello, è vero? Non, ora possiamo dire che ha acquistato il suo valore. È giusto o no? Come, così come ogni altra pianta, io mi viene da dire peperoncino, peperoncino. Allora, amen, gloria a Dio. Quindi, Gesù, quando è nato, quando si è incarnato in Maria Vergine, era come il seme del peperoncino, per dire. Poi Maria lo ha partorito, è diventato come una piantina, poi è cresciuto, amen, gloria a Dio, e quindi sta piantina cominciava a crescere, 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 poi ha messo dei fiori, amen, con il suo comportamento, amen, con il suo comportamento, però era, vedete, ancora non aveva acquistato il suo valore, amen. Quando allora, vedete, lui, diciamo, incominciò a predicare, amen, gloria a Dio, cominciò a predicare e poi, tant'è vero, vedete che l'importanza anche della predicazione, attenzione, non che non era valida, non era importante, anche quella indispensabile, però se la vogliamo paragonare, la sua predicazione, la vogliamo paragonare al sacrificio e alla risurrezione, la predicazione ha meno valore, amen. Ci siamo? Perché se lui si fosse fermato soltanto alla predicazione, l'umanità sarebbe rimasta sempre nel peccato. Amen? Quindi, allora, no, e non soltanto l'umanità, ma anche i cieli, alleluia, i cieli che erano stati inquinati dalla presenza di Satana, alleluia, amen, gloria a Dio. Quindi, quando lui, vedete, allora, muore sulla croce, è come, ecco, vedete, e questo peperoncino che si spezza, si mette in tuo coso, e allora poi risurrezione e uno se lo sta mangiando, che buono, così ogni altra cosa, amen, ci siamo, ecco, sei degno perché sei stato ucciso, non perché hai saputo predicare, perché sei stato ucciso. E perché, fratelli, non si trovò, dice, nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sottoterra,
dice degno per che poteva dice, aprire il libro e guardarlo. Ed io, Giovanni, dice, piangevo forte perché non era stato trovato nessuno degno di aprire e di leggere il libro e neppure di guardarlo. Allora uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto. Ha vinto? Ma che cosa ha vinto? Perché ha vinto? Che cosa? Ecco, ha vinto la morte ed il maligno. Alleluia. Ha vinto morendo, e poi risuscitando, lui ha vinto. Perché, vedete, anche qui, se fosse soltanto lui morto e non risuscitato, non avrebbe manco tanto vinto. Invece, ecco, l'opera completa è mediante morte e risurrezione, perché lui ha vinto la morte risuscitando. Perché se lui fosse rimasto sempre nella tomba, quindi morto, non risuscitando, non avrebbe vinto la morte. Perché dici tu, come vinci sta morte se moriste e restaste morto? È giusto? Invece allora dice: Signore, alte, io ho vinto la morte perché mi hanno ucciso, sono morto, quindi dici, io fui morto ma ora sono vivente nei secoli dei secoli, quindi risuscitato, risuscitando che cosa ha fatto? Ha vinto. E allora è come sia glorificato il Dio. Guardate, come due lottatori sul ring, due pugili, no? Due pugili. Allora, se uno, diciamo, uno dei pugili, no? Viene atterrato, quindi messo a tappeto. Caccio su chi forse che non capiscono. Su chi che non capiscono, che ho sei mie, va bene. Allora, a tappeto vuol dire quando un pugile gli dà un pugno a un altro e lo butta e qui cade, boom, cade per terra, a tappeto, tappeto, no? Quello è, sì, diciamo, KO. Ecco, KO, cade, a me? Allora, seguite attentamente. Quello, quindi, quel pugile che è caduto, è arrivato a tappeto, quindi che cosa ha fatto? Ha gustato apparentemente la sconfitta. Se quel pugile rimanesse a tappeto, allora l'arbitro che lo conta, ma pare che conta fino a 10, no? Se quello, l'arbitro lo conta e quello non si rialza dal tappeto, allora ha perso l'incontro. Ci siamo? Allora, però se quello che è stato colpito, che è arrivato a tappeto, quindi più basso di così non può arrivare, perché fratelli, quando un pugile arriva a tappeto è un'umiliazione grande, forte, perché insomma, ecco, nel pugilato, io mi ricordo quando era figliolo, ragazzi, nel pugilato, quando un pugile arrivava a tappeto, quella era un'umiliazione grande, arrivare a tappeto, perché fino a quando combattono e sta sempre in piedi, allora quello dimostra di avere forza nelle gambe, di non accusare i colpi che riceve, no? Allora, quando arriva a tappeto, si vede che l'avversario gli ha saputo dare un pugno di chirurgia tremendo, al punto tale che l'ha buttato per terra, e quando gli danno un pugno e glielo danno fermo, 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 quello non si risveglia più. Quello conta fino a 10, poi piglio il braccio di pugile, ciuisa, hai vinto! Amen! E quello è sempre a tappeto che fa come un ubriaco, no? E allora, seguite attentamente. Allora, però, se nel momento in cui l'arbitro lo sta contando,
no? Quello che è arrivato a tappeto, in terra, no? È stato colpito, quindi è arrivato al punto più basso, diciamo, dell'umiliazione, ci siamo? Quindi è arrivato a tappeto, per terra. Allora, l'arbitro che cosa fa? Conta, può contare fino a 10 secondi. Però che cosa succede? Che questo che è stato abbattuto, insomma, è stato buttato giù a tappeto, quando l'arbitro conta, 1, 2 e 3, che io ho detto io, no, quello che era a tappeto si è nuovamente rialzato. Si è rialzato pieno di vigore, si è fatto, dice, patapoffate, gli dà un colpo all'avversario, a quello che l'aveva buttato giù a tappeto, lo butta a tappeto e l'addumenta per sempre. Che l'hanno a buttare cabarella, questo può... A me questo è accaduto, vedete, con Gesù, simbolicamente, ci siamo? Ecco, quindi colui che era stato buttato giù, messo a tappeto, si è rialzato, ha vinto l'incontro. Amen, gloria a Dio. Ora, quindi è diventato campione. Dici, sì, è vero, è stato. Quindi Gesù doveva morire, doveva essere buttato giù, diciamo, a tappeto. Però, vedete, si doveva rialzare. Ecco, allora così lui ha vinto l'incontro, ha vinto la morte. Allora, io ho cercato di portare questo esempio per far capire, non so se sono stato abbastanza chiaro. Ora dice, ecco, tu sei degno ora, perché hai vinto, cioè sei morto ed hai vinto, cioè risuscitando. Alleluia. Amen. Ecco, vedete, perché nessuno si trovò degno, perché, vedete, seguitemi attentamente, perché nessuno si trovò degno? Perché anche, diciamo, gli angeli, intanto gli angeli non potevano essere degni, perché non avevano un corpo umano, non avevano sostenuto una battaglia con un corpo umano sulla terra come ha fatto Gesù. Quindi l'angelo non era degno, perché dice tu, no, non perché, perché carità, perché sei peccatore, non sei degno perché non sei uomo, non sei stato portato a livello umano, quindi facilmente vulnerabile, amen, perché fratelli, Gesù, rivestendo un corpo di carne, è diventato lui l'eccelso, il creatore dell'universo, perché tutte le cose, dice, sono state create per mezzo di lui. Ci pensate che quindi lui, che era onnipotente come il Padre quando era in cielo, no? Ora che si è incarnato in Maria Vergine è diventato vulnerabilissimo. Lui poteva morire anche con raffreddore, con una disgrazia, qualunque. A lui gli poteva succedere la qualunque, come può succedere a ogni essere umano che ha un corpo di carne. È giusto. Quindi, vedete, quindi l'avversario gli girava sempre attorno, vedete, in modo tale che lui non lo facesse arrivare fino al Golgota. Alleluia. Amen. Quindi Gesù con il suo corpo era sempre alla portata dell'avversario per essere colpito. Riesco a farmi. Ecco, lui ha vinto, alleluia, perché in tutto ciò che lui non poteva fare, perché essendo uomo, giustamente, non è, era limitato nel suo agire pure, quindi perché il Padre chiedeva al Figlio, come lo chiede ad ognuno di noi, le cose che noi possiamo fare. Amen. Non è perché Gesù era il Figlio di Dio, il Padre gli chiedeva pure le cose impossibili. No, perché Gesù dice, papà, padre, io ho un corpo di carne. Amen. E quindi il Padre non gli chiedeva, quindi lo proteggeva come protegge noi.
Fratelli, perché noi siamo pure, vedete, sempre sotto il mirino dell'avversario e potrebbe succederci la qualunque cosa, solo che ci sono delle cose che noi facciamo e ci difendiamo, ci autodifendiamo, provvediamo noi stessi. Laddove noi non riusciamo perché le nostre capacità sono quelle che sono, allora interviene l'aiuto di Dio. Amen? Signore. Allora, quindi nessuno si trovò degno perché lui come uomo ha lottato anche contro tutto e tutti, alleluia, ed ha vinto. Allora, anche diciamo altri che potevano essere dei, per esempio ci sono stati i profeti, ecco, Mosè stesso, oppure Abramo, Elia, insomma, diciamo Abramo no, perché ancora il popolo di Israele si doveva formare, ma successivamente ci sono stati dei grandi servitori di Dio, è giusto? Oh, ci poteva essere pure Giovanni Battista, eh? Il Signore poteva prendere a Giovanni Battista per farlo mettere in croce, invece di fargli tagliare la testa, no? Perché l'hanno decapitato, è giusto, a Giovanni Battista, invece di farlo decapitare. Amen. Però guardate come Giovanni, seguite attenzione, come Giovanni Battista stesso non ha potuto prendere il posto di Gesù. Alleluia. Amen. Vedete, a ognuno il proprio compito. Ma non, questo non vuol dire che Giovanni Battista è da disprezzare, oppure Maria Vergine è da disprezzare. No, perché ognuno riceve il proprio compito da parte di Dio, vedete, e a secondo quello che il Signore deve fare, usa gli elementi adatti. Come a Giovanni Battista lo ha usato per quel compito. Nel passato, per esempio, a Mosè lo ha usato per... poi ai profeti li ha usati... a Giovanni Battista l'ha usato pure per... a Maria Vergine l'ha usato per partorire... Ora, Gesù... Vedete, doveva... perché? E allora? Perché, vedete... In Gesù... c'erano... delle particolari cose, delle particolari cose che altri uomini non possedevano. Amen? Quindi soltanto lui poteva, alleluia. Perché? Guardate, perché tutti gli altri uomini, vedete, non erano discesi dal cielo. Amen. Invece Gesù è stato degno perché dal posto più in alto che si trovava è sceso nel posto più basso che si possa trovare, cioè la morte. Quale degli angeli? Chi c'è superiore a Gesù? Soltanto il Padre. Quindi il Padre ha scelto l'elemento, cioè suo figlio, che è l'essere che ha creato tutte le cose. Quindi l'essere che sta più in alto, che si trovava più in alto, e lo ha fatto scendere nel più basso dei posti che si possono trovare nell'universo, la morte. Ecco, vedete? Quindi Gesù perché è insostituibile? Alleluia. Amen. Alleluia. Praticamente, non so se... Guardate, io il Signore me l'ha fatto capire, io l'ho capito bene. Se uno... E allora? Se uno gli dice... a un operaio, allora facciamo così, no? Io per farvi capire, se uno dice in una facciamo un ufficio, in un ufficio, se uno dice a un impiegato così
dice, guarda, senti, perché ci sono, credo che anche lì ci sono le categorie negli uffici, no? Secondo, allora, se uno lo dice a uno, diciamo così, dice, guarda, prende la scopa, gli dice, o direttore, no? Piglia la scopa, dacci una botticella qua, no? Io non ci passo normale adesso, dice, qui tanto io. Sono un semplice impiegatuccio, no? Quindi che c'è di male? Che c'è di male? Che c'è una necessità? Non è che c'è tanta cosa, non è tanto umiliante, no? Che poi entro l'ufficio spesso questa cosa. Se invece deve essere il direttore a pigliare la scopa e scopare, non vi sembra che una perché c'è da deve esso? Di un semplice impiegatello, non è diverso? Sì o no? Oh, questo ci sei leggete io solo. Non ne so pure dire. Perché sono riuscito a farmi capire. Vedete che c'è una certa. Oh, se voi doveste vedere magari quello che sta alla porta, no? Come chiamano? Usciere? Ecco, che è lui che sta scopando in tal ufficio, non ci fa niente, insomma, diceva normale, sì, anche dice, poteva fare pure quelle che vengono a fare le pulizie, ma siccome dice quelle delle pulizie non sono venute, allora quello lì si presta, dice io, lo faccio io. Non fa tanta pressione, però se uno vede un direttore oppure un persona della fabbrica, dice, quindi ecco. Vedete che la cosa è diversa? Ora qui il Signore dei Signori, il padrone, lui non solo si pigliava a scopa per scopare, si è fatto uccidere. Lui ha fatto la stessa fine dell'uomo peccatore, come se lui avesse peccato. Perché il salario del peccato è la morte, ma Gesù non aveva commesso peccato. Alleluia. È giusto? Quindi vedete, allora, il primato di Gesù sopra tutte le cose, Lui, il Signore dei Signori, il Re dei Re, il Creatore dell'universo per mezzo del quale il Padre ha creato tutte le cose, quindi si è incarnato, ha preso il posto del peccatore, anzi di tutti i peccatori, amen. È morto, però, siccome non aveva messo mai peccato, alleluia, quindi ucciso ingiustamente come colpa, ma giustamente come sacrificio perfetto. Ingiustamente come colpa, ma come sacrificio perfetto, giustamente meglio di così, ecco, tu hai vinto e quindi ecco perché sei degno, alleluia, di ricevere la lode, l'onore e la gloria, di aprire il libro e di sciogliere i sette sigilli. Vedete chi è Gesù? E perché gli altri non lo potevano fare? Chiaro? Per me sì, stasera è stato più chiaro. Alleluia. E così insieme a voi voglio ringraziare il Signore. Amen. E Dio ci benedica. Andiamo in preghiera.
Alleluia, alleluia. Santo sei, Signore, alleluia. Rendici ogni giorno sempre di più santi per poter stare alla Tua presenza. Alleluia, come stanno alla Tua presenza le quattro creature viventi e i 24 anziani. E offrirti anche noi, oh Signore, alleluia, gloria al Tuo nome. E, Signore, il soave profumo. Sì, oh Signore, alleluia, con gli strumenti che Tu ci metti a disposizione, Signore, suonare, le lodi, alleluia, cantare. Sì, oh Signore, e unire la nostra voce, il nostro canto, Signore, i nostri soavi profumi insieme a quelli degli angeli del cielo. A gloria Tua, Padre, di Gesù e dello Spirito Santo, benedetti in eterno. Amen, 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 amen. Il Dio sia lodato. Abbiamo trasmesso il culto tenutosi nella nostra comunità il 22 marzo del 2015. Questi appuntamenti li potete seguire il martedì e venerdì sera alle ore 21:30 e la domenica mattina alle ore 10:15 e poi riascoltarli anche in replica. Inoltre, questi culti sono a vostra disposizione nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube. Per quanti vogliono mettersi in contatto con noi, possono farlo attraverso il nostro numero telefonico. Esso è il 349 64 11 232. Per quanti invece vogliono visitarci o scriverci, possono farlo al seguente indirizzo. Radio Messaggio Cristiano, via Industriale numero 71, 98123 Messina. I giorni di culto sono martedì e venerdì ore 18:30, mentre la domenica alle ore 18. E così, amici e fratelli, adesso vi lascio in compagnia di altre trasmissioni che seguiranno subito dopo questa e vi rinnovo l'appuntamento per la prossima. Pace del nostro Signore Gesù e a risentirci, a presto.